Ciao ragazzi, e anche oggi in sella alle nostre moto. Stamattina siamo partiti da questo paesino di Barkson dove abbiamo pernottato, dove ieri sera abbiamo anche conosciuto un ragazzo del Trentino simpaticissimo che gira il Kirghizistan in bicicletta, con il quale ci siamo fatti una birretta, quindi una bella serata in ottima compagnia. Stamattina il nostro programma è quello di arrivare fino ad un paesino che si chiama Enilicek, che ci hanno detto che non è niente di particolare questo paesino, ma la strada per arrivarci è veramente spettacolare. L'unico problema è che abbiamo bisogno di un permesso, visto che questo paesino si trova quasi al confine tra il Kirghizistan e la Cina, e quindi richiedono un permesso diciamo come zona di frontiera. Abbiamo saputo che per fare questo permesso dobbiamo arrivare a Karakol e cercare un'agenzia che ci possa fare questo permesso. E quindi ragazzi, facciamo il pieno e ce ne andiamo a Karakol. E niente, a Karakol ci siamo stati, l'agenzia l'abbiamo trovata, ma purtroppo per avere il permesso ci hanno detto che dobbiamo attendere almeno 4-5 giorni lavorativi, cioè la domenica, sabato e domenica e mezzo, vuol dire che se ne parla per mercoledì prossimo. Oggi è giovedì, per mercoledì prossimo, quindi abbiamo optato per un'altra soluzione. Certo, non poter andare a Enilicek un pochettino ci dispiace, però pazienza, vuol dire che avremo un motivo in più per venire qui in Kirghizistan. E comunque, guardando un pochettino la cartina, i posti che ci sono qui da vedere nelle nostre vicinanze, abbiamo visto che c'è in Kazakhstan un bellissimo canyon che si chiama Sharinsky Canyon e dista, diciamo, sui 160 km qui da noi, un centinaio di chilometri in Kirghizistan e altri 60 km in Kazakhstan. E quindi abbiamo optato come soluzione e andiamo a vedercelo. Per arrivare al confine col Kazakhstan abbiamo due strade: una quarantina di chilometri di asfalto e il resto sterrato, oppure tutto sterrato. E quindi, come potete immaginare e anche vedere, abbiamo optato per tutto sterrato, che tra l'altro passa anche per la bellissima valle di Yurgalan, dove abbiamo intenzione di pernottare. Quindi stasera si dorme in tenda nella valle di Yurgalan. Thank you.
ciao a tutti. Oggi è 5 agosto, sono più o meno le 11 di mattina. Ci siamo svegliati con molta calma, abbiamo rifatto le tende, messo tutto a posto, fatto colazione e siamo partiti. Siamo partiti dalla valle di Jurgalan e ci stiamo dirigendo verso il confine con il Kazakhstan. La strada è davvero impegnativa, anche se sembra uno sterrato bello battuto, duro, non è così, perché è pieno di questa specie di ondine che non si capisce a che velocità andare. Qualsiasi velocità vai, o piano o forte, sembra che si smonti la moto. E quindi dove si può passiamo per i campi. Ammazza quanto corrono questi, oh! Kazakhstan. E niente, il Kazakhstan ci ha salutati così, con l'asfalto, purtroppo. Scherzo, dopo 3-4 giorni di sterrati un po' d'asfalto ci vuole. E niente, abbiamo appena passato la frontiera, le pratiche doganali sono state velocissime, quindi in una ventina di minuti abbiamo fatto tutto. Il programma di oggi era quello di arrivare fino al Shaorinsky Canyon. Ci siamo quasi arrivati, volevamo anche andare a dormire in tenda nel canyon, ma abbiamo scoperto che sì, si può dormire in tenda, non c'è nessunissimo problema, ma non si può entrare con i propri mezzi, quindi senza moto, in tenda senza moto, non mi sembra il caso. E quindi ce ne andiamo al primo paese qui vicino, insomma una trentina di chilometri, dove cercheremo un albergo, qualcosa insomma per dormire, e poi ritorniamo indietro domani mattina e ci andiamo a visitare questo canyon. Ma tutto questo lo vediamo nel prossimo video. Intanto vi saluto, ciao.